Buonasera mister, siamo alla vigilia di Molfetta Cavese, passiamo con le domande dei giornalisti da casa. Matteo Moletta di Cava Notizie, mister, cosa pensa delle dichiarazioni del mister del Barletta Farina, che ha dichiarato che il campionato non lo vincerà la Cavese ma una Pugliese perché la sua squadra prende troppi gol? Queste affermazioni dovrebbero ancora di più motivare i suoi ragazzi per smentirlo. Beh, per quanto riguarda Farina, come è successo in passato, non è il primo che si intromette nei panni della Cavese, quindi tanto lo ringrazio, ci ha dato lo spunto per impostare una settimana diversa e lavorare su un dato probabilmente che lui conosce meglio degli altri, dall'alto della sua esperienza, credo. E niente, andiamo avanti per la nostra strada, al di là di quelle che possono essere dichiarazioni altrui. I pensieri sono tanti, le preoccupazioni sono tante, c'è un avversario, c'è una partita importante, c'è stata una gestione particolare della settimana considerando tutto quello che è successo, quindi dobbiamo raccogliere tutte le energie perché domani sarà una partita delicata e sappiamo dell'importanza dei punti in palio. Orlando Savarese, domenica scorsa abbiamo vinto una gara importante contro il Gladiator, giocando bene tutto il primo tempo e la parte finale del secondo. A Molfetta che cosa si aspetta di vedere di più da parte della nostra formazione? Più continuità, primo tempo e direi buona parte del secondo tempo, perché dal 20° la squadra, quando poi ha preso il secondo gol, pian piano è riuscita a risalire il campo e a gestire meglio, tranne poi quell'ingenuità fatta sul 4-2. Quindi, come dicevo nel post gara, figlia delle tre partite disputate la settimana scorsa, una squadra che vuole arrivare fino in fondo deve avere più continuità e capacità di lettura in quelle che sono poi le gestioni dei periodi della gara di 95 minuti. Sempre Orlando Saverese, il Molfetta in casa ha segnato tanti gol, 22 precisamente, e sul proprio campo ne ha subiti ben 24, peggiore difesa casalinga del girone. La Cavese però ha sempre fatto gol fuori. Partendo da questi dati statistici, che partita vorrà aspettarsi domani da parte della nostra squadra? Beh, una partita dove dovremmo essere molto attenti, perché hanno, al di là di quelli che sono i punti della classifica del Molfetta, comunque questa è stata una squadra costruita per altri obiettivi, ha nelle individualità, nel collettivo degli ottimi giocatori che si esaltano soprattutto in casa e soprattutto in fase offensiva, quindi dovremmo essere bravi a contenerli, a limitarli, però allo stesso tempo poi c'è un campo che ci permetterà di giocare perché è un sintetico e cercheremo di dare continuità a quelle che sono state poi, secondo me, la crescita delle tre gare in fase realizzativa. Luca Vitale, Cavese Supporter, domani la prima di due trasferte ostiche, come arriva la Cavese dal punto di vista fisico e se ci sono delle defezioni? Beh, come accennavo prima, è stata una settimana un po' particolare, però ci arriviamo secondo me bene. Domani chi scenderà in campo, insomma, sarà pronto, così come le alternative che ho sono altrettanto valide, in grado di poter competere su tutta la durata della gara. Per quanto riguarda le defezioni, ancora in gestione Basile e Puglisi, abbiamo recuperato Maffei chiaramente con rientrato da poco, quindi dovrò considerare il minutaggio, per il resto stanno tutti bene. Il rendimento del Molfetta in casa non rispecchia la classifica che occupa. Cosa la preoccupa di più della squadra di Bartali? Tra l'altro squalificato e non in panchina. Beh, come accennavo prima, un potenziale offensivo non indifferente, considerando i Coratella, i Vivacqua, Longo, comunque hanno anche dei centrocampisti interessanti, vedi Fucci, quindi è una squadra che in casa si esprime con livello in termini qualitativi e di individualità, una squadra che comunque con questi due attaccanti, così come è successo in casa, ti mette in apprensione perché è verticale, ha questi due attaccanti che attaccano bene la profondità, quindi dovremmo essere bravi soprattutto in quella circostanza, però allo stesso tempo poi se saremo bravi a gestire la palla come possiamo e dobbiamo fare, possiamo limitarli anche in quella che è lo sviluppo offensivo.
Ultima domanda, Ugo D'Amico. Mister, domani sarà una partita da non sottovalutare. Ritornando al discorso della settimana scorsa riguardante l'aspetto mentale, quanto sarà importante per la Cavese pensare solo a se stessa e cercare di vincere tutte le gare rimanenti senza dare risalto a quello che succede negli altri campi? Beh, è fondamentale ed è quello che stiamo facendo ogni settimana. Come ho sempre detto, è un campionato bello, avvincente, equilibrato, che non ti concede distrazioni oppure fare calcoli. Quindi le energie le dobbiamo riversare nella partita di domani senza andare troppo in là, perché comunque questo campionato ci sta insegnando che poi ogni domenica va resettato e solo alla fine dei 95 minuti capire poi quale dovrà essere l'impostazione per la partita successiva. Grazie, mister. A voi.